Dopo il ricordo a Franco Ballerini, torniamo in scena con l'attualità, ma sempre però con filmati storici. Da tempo stiamo preparando un servizio sulla Filotex, una grande squadra di Prato che ha fatto la storia nel ciclismo mondiale. Stiamo ultimando tutti i lavori e questa sera siamo pronti per dare un assaggio a quello che sarà tutto questo filmato, questo palcoscenico davvero straordinario, perché nella Filotex hanno corso grandi campioni. Franco Bitossi è stato l'attore principale di questa formazione di Prato, che dominò le scene nel mondo correndo al Tour de France, al Giro d'Italia, in tutte le classiche più importanti. Poi arrivò il giovane Moser a sostituire Franco Bitossi e la Filotex rimase ai vertici. Addirittura Francesco Moser, con la maglia della Filotex, riuscì ad indossare la maglia gialla al Tour de France. Ebbene, questa sera abbiamo preparato un antipasto discreto, poi vi faremo seguire tutta la storia della Filotex con grandi immagini. Adesso godiamoci questo filmato, il primo d'assaggio sulla grande Filotex. Filotex Prato, un momento fondamentale per la carriera di Piero Pieroni, cominciata già prima nei professionisti, decollata con la Filotex, una carriera che poi è diventata una storia forse da fare anche un film, però la Filotex per Pieroni è stata qualcosa di fondamentale. Sì, la Filotex è stata l'inizio di una mia carriera professionale, perché avevo già avuto delle esperienze, però la Filotex era già una grande squadra e poi ho trovato Bitossi, dopodiché ho avuto la fortuna che già assistevo Moser da dilettante alla Bottegone come massaggiatore e preparatore, e allora mi sono trovato a averlo nella Filotex e lì siamo, praticamente grazie anche a Moser, sono decollato un po', per non dimenticare Olerite, il record dell'ora di Città del Messico. Questo grazie alla Filotex, perché scusate se è poco, se mettiamo insieme le vittorie di Moser e di Bitossi nei professionisti facciamo qualcosa di eccezionale. Ritter è stato un atleta fondamentale anche quello, perché ha portato la Filotex in pista a farla conoscere nel mondo, perché Ritter è stato anche recordman. E poi c'è stato Fuchs, campione svizzero. Ci sono state delle cose incredibili quando Prato, come dico io, comandava nel mondo nello sport. Sì, Prato era importante perché oltre alla Filotex, però voglio ricordare che oltretutto, oltre che curare campioni, curavo anche il commendator Celli. Ero il massaggiatore della Filotex in tutto e per tutto. E il commendator Gelli è stato un industriale illuminato con questa grande passione, alla quale ha mischiato poi anche la fede, che è stato molto importante, perché se oggi esiste questo centro spirituale del ciclismo, parte tutto dalla Filotex. Sì, parte tutto dal commendator Gelli, e dopodiché per il centro spirituale ho dato una mano anch'io, perché con la federazione, con Renato Di Rocco, sono riuscito a creare il centro spirituale del ciclismo della Federazione Ciclistica Italiana, che è un nome abbastanza lungo, però c'è anche, è un vanto. Dopodiché avevamo iniziato con la scuola dei direttori sportivi, c'è il congresso annuale, però si doveva sempre fare questo famoso centro del ciclismo coverciano Filotex alla Castellina, poi non è decollato questo. Ecco Piero, dobbiamo dire che oggi si parla di World Tour, di Pro Tour, prima la Filotex era già all'avanguardia a quell'epoca. La Filotex, c'era Molteni, Salvarani, Filotex, tre squadroni più grandi delle tre Pro Tour che ci sono, delle grandi Pro Tour che ci sono ora. Ora purtroppo siamo rimasti col ciclismo professionistico, non c'è squadre perché non c'è più neanche direttori sportivi, perché erano quelli che creavano le squadre oltre che gli sponsor, perché erano i direttori sportivi come Menicagli e tanti altri anche piccoli, che però siamo riusciti a creare uno zoccolo duro e fare delle squadre. Maglia verde, tu ancora non eri in Filotex, maglia verde, Franco Bitossi, il primo italiano che vince la maglia verde al Tour de France, attenzione. Francesco Moser, che culmina nel 75, maglia gialla e maglia bianca, scusate se è poco. Quella di Francesco me la ricordo bene, perché nel riscaldamento era a seguirlo
cadde anche e poi batté Mercedes 2 o 3 secondi, se non vado errato, di cui forse hai visto la maglia gialla originale. Che con Francesco ho grandi ricordi, stavo qui e stavo a Paluio, lui stava a Gragnano e veniva da Colombini a fare scarpette, ma più che altro stava qui da me in preparazione. Quello è stato il culmine della Filotex, che poi per svariati motivi ha chiuso i battenti con il ciclismo, ma giustamente, perché si conclude quando si è all'apice. A quel momento la Filotex era all'apice, riportando a casa una maglia gialla e una maglia bianca. Sì, la Filotex era uno squadrone di Serie A completamente, erano delle grandi, e devo dire anche abbiamo rischiato di vincere anche il Giro d'Italia con Ugo Colombo e il Giro di Svizzera, cosa che un altro corridore che ricordo con affetto, come Ole Ritter, che è stato anche lui un grande. Concludendo, che cosa possiamo dire? Grazie al commendator Gelli, perché è stato veramente una persona brava in tutti i sensi, una persona con grandi valori. Sì, la Filot è stata una grande famiglia e siamo tutti ancora affezionati, ecco. Ecco perché a casa tua ci sono tutti questi cimeli. Sì, ricordi, le foto ci sono. A presto al convento, sperando di rifare la festa il prossimo anno, Pier. Speriamo che vada via questo Covid e che si possa tornare a rifare la festa in armonia, e anche se ormai era troppo grande, un anno di sosta, recupera anche Gelli e Limberti, Troni e tutti gli amici di Castellina, compreso padre Sozzi e padre Agostino. Padre Agostino.